1970, il debutto discografico di Raffaella Carrà. La via giusta per la celebrità. Ma la conquista di quello spazio nel mitico varietà serale pochi mesi prima era solo un sogno. A cambiare le cose era stato un altro show, Io, Agata e tu. Raffaella accettò di fare questo spettacolo a patto che avesse 3 minuti soltanto per sé e, libera da ogni impaccio, potesse ballare. Era una scommessa su cui, va detto, nessuno puntava. È una delle storie che racconta il film Raffa, diretto da Daniele Lucchetti, che ripercorre la sua straordinaria carriera. Se tu riesci ad agguantare l'opportunità e te la giochi al massimo, poi ti guardano con occhi più professionali, non solamente dal punto di vista fisico o comunque con altri pensieri. Nonostante la banalità della musica, il corpo si muoveva in libertà totale. Quel balletto piacque tanto che la Carrà ottenne uno spazio tutto suo anche nelle puntate successive e fu l'inizio del successo.